Sergio, di due cose mentre io cerco gli occhiali. Due cose velocemente. Innanzitutto, grazie per essere qui questa sera al Cinema Apollo, dove cercheremo, con l'aiuto di Daria Bignardi, di andare al di là dell'immagine retorica degli angeli in camice bianco. Cercheremo di destrutturare questa, appunto, retorica della chi fa la scelta di lavorare con un'organizzazione umanitaria come qualche cosa di, diciamo, eccessivamente buonista o retorico. E per cui, prima di tutto, un grazie a Daria Bignardi per aver accettato questo invito e questo compito arduo di presentare tre operatori umanitari di Medici Senza Frontiere, Stella Egidi, Ettore Mazzanti e Loris De Filippi. Per cercare di andare a scavare, capire chi c'è dietro la figura dell'operatore umanitario, storie personali, professionali, ricchezza, sacrifici, e cercare di destrutturare questa immagine retorica dell'angelo in camicia. Grazie a Sergio Cecchini. Non è per niente arduo il compito, perché loro hanno delle storie così interessanti, così belle, ma hanno talmente tante cose da dire, da raccontare, che è veramente facilissimo. Infatti io cercherò di parlare il meno possibile e di fare solo delle domande, perché anch'io ho, come voi, e lo dimostra il fatto che siete in tanti, molte curiosità, perché tutti, quando sentono dire Medici Senza Frontiere, dicono: ah, che bello! Perché che bello? Vanno dove c'è la guerra, ci sono le epidemie, vanno negli ospedali, vanno. Cosa c'è di bello? Io vorrei partire da questa domanda. Iniziamo da Stella. Stella è un medico, mentre Ettore e Loris sono infermieri che hanno fatto una grande carriera all'interno di Medici Senza Frontiere, ora hanno delle grandissime responsabilità, come anche Stella. Cosa c'è di bello? Sì, allora innanzitutto fammi riprendere, mi sento molto Elisabetta Canalis sul palco dell'Ariston, non mi aspettavo una cosa del genere. Non Belen. Grazie mille appunto per essere qui, grazie mille veramente. Cosa c'è di bello? Ovviamente c'è tanto, senso dell'avventura, la scoperta, la curiosità di andare incontro all'altro. C'è un mondo di cose. Per me, ovviamente posso parlare per me stessa, quello che c'è di veramente bello è la sensazione netta, pulita, di fare la propria parte, cioè di dire, in un mondo che funziona male, che non va come vorremmo, in cui c'è tantissimo da fare, non avere questo, diciamo, senso fatalistico del dirsi appunto è impossibile cambiare le cose, ma provarci senza l'ambizione di cambiare le cose, perché è ovvio, insomma, sono realistica, so che il mio contributo non è che una goccia nel mare, però ho la sensazione da donna, diciamo, da essere umano e da professionista, di essere nel posto giusto, di fare la mia parte là dove serve, di mettere a disposizione quel poco che ho, le competenze che ho imparato, che ho acquisito, di metterle a disposizione di chi ne ha veramente bisogno. Mentre venivamo qui, Stella mi diceva una cosa che mi ha molto colpito, è che lei ha studiato medicina già con l'idea, lei aveva le idee chiarissime, voleva essere un medico di Medici Senza Frontiere. Da quando? Sì, dunque, contrariamente, ripeto, di nuovo parlo della mia esperienza personale, che non è necessariamente identica a quella di tutti gli altri operatori di Medici Senza Frontiere. Ci sono persone che avevano una carriera e che appunto a metà del percorso hanno deciso di cambiare vita, ci sono persone che hanno una carriera, che hanno un lavoro fisso in Italia, che magari un mese all'anno lo dedicano a Medici Senza Frontiere, ci sono tantissimi chirurghi per esempio che fanno questo. Nel mio caso è stata una scelta che è nata che viene da molto lontano. Allora, intanto io sono cresciuta in un ambiente un po' internazionale, perché ho trascorso la mia infanzia in Africa, a Kinshasa, una città dove poi per ironia della sorte sono tornata a lavorare con Medici Senza Frontiere. Quindi direi che ho avuto la fortuna di avere fin da piccola questa apertura verso il diverso, insomma, questa, come dire, curiosità a guardare cosa c'è fuori dalla porta di casa. E negli anni appunto questa cosa è maturata con la scelta, con l'idea appunto di lavorare con Medici Senza Frontiere. Quindi tutto il mio percorso
appunto universitario, post-universitario. Loris non se lo ricorda, ma me lo ricordo io. Nell'estate del 2001 io mi sono laureata e la prima cosa che ho fatto è alzato il telefono, ho chiamato Roma e mi ha risposto Loris, che a quel tempo appunto lavorava a Roma alle risorse umane, e io gli ho detto: io mi sono appena laureata, io voglio partire con voi, so benissimo che non posso farlo ora perché neanche mi degnereste di uno sguardo, cosa devo fare? E Loris mi ha dato tutta una serie di indicazioni, allora, mi ha detto... Aspetta, ti interrompo. Prego. Perché hai citato Loris. Loris De Filippi è la memoria di Medici Senza Frontiere. Cosa le hai detto? Te la ricordi quella telefonata? No, assolutamente. No, dopo il Nobel, prima eravamo quasi nessuno chiamava. Dopo il Nobel, non so, tipo 3.000 medici e infermieri chiamavano. Nel 1999, come qualcuno ricorda, c'è stato il Nobel per la pace, Medici Senza Frontiere. Sì, siamo usciti un po' dall'anonimato, devo dire. E per quanto riguarda il reclutamento, effettivamente tutti hanno iniziato a chiamare, e molte persone come Stella hanno chiamato. Gente come Ettore, come tantissimi altri che poi hanno seguito questo sogno fino in fondo, un sogno molto duro perché bisogna andare a fare il corso di medicina tropicale, tutta una serie di cose e poi... Raccontaci anche la tua, a me piace interrompere, lo sai Stella, raccontaci la tua di storia, anche tu come Stella avevi le idee così chiare da giovanissimo. Sì, l'idea chiara era che dovevo scappare di casa, nel senso... Questa la condividiamo in tanti. No, una famiglia molto impostata politicamente e avevo la voglia, l'interesse di vedere che cosa c'era al di là, no? Al di là delle nebbie friulane, delle piogge e tutte queste cose. E c'è stata una curiosità sin da ragazzetto, da quindicenne, insomma, a voler all'Africa e ai paesi in via di sviluppo. E poi si è concretizzata con... il modo più veloce per partire, che era fare il corso per infermiere, la scuola per la medicina tropicale ad Anversa in Belgio e poi trovare la prima opportunità per andare via. E poi finalmente perché sono partito. Tu hai fatto carriera all'interno di Medici Senza Frontiere? Secondo te qual è la caratteristica che ha fatto sì? Perché è geniale. Hai capito? No, geniale, abbiamo qua un genio, teniamocelo caro. No, la tenacia, credo sia... La tenacia e la voglia di vedere realizzati dei piccoli sogni, di contribuire a fare delle cose che poi aiutano a far star meglio le persone e poi anche una certa, come dire, dopo un po' di tempo la senti casa tua. È difficile immaginare un posto dove lavori, vivi, fai tutto e immaginare dal giorno dopo di non farne più parte. Io in questo periodo, per esempio, sto pensando di prendermi una pausa e immagino i primi 6 mesi, quanto difficili saranno. No? Perché vuoi prenderti una pausa? No, per ragioni familiari, una madre molto malata, i figli che ti chiedono di stare un po' di più con loro e anche un po' di stanchezza, credo. No? Sono stati anni molto di corsa. Ti sei dovuto molto spostare. Sì. Facci esempio di posti dove sei stato. Beh, sono stato in parecchi paesi dell'Africa dell'Est, in Sudan, in Kenya, in Etiopia, poi sono stato ad Haiti 2 anni, sono stato in Guinea, sono stato in Repubblica Democratica del Congo e poi moltissimi, da un po' di anni, mi occupo della coordinazione dei progetti, quindi volo un po' dappertutto a vedere i progetti che abbiamo. A me viene da chiedervi... le persone come voi che si spostano così tanto e che poi fanno un lavoro così pieno di significato ma anche di relazioni, non è difficile lasciare poi le persone con le quali lavori, le persone che stai aiutando, i luoghi, poi tutto questo frullato che cosa diventa? L'importante è non far diventare la tua vita come uno zapping, no? Che cambi canale, cambi amici, l'importante è mantenere una fedeltà particolare, una fedeltà ad elastico, per cui le persone che tu hai incontrato 10 anni fa in Kenya, in questo tipo di lavoro molto spesso le rivedi, le persone che ho incontrato ad Haiti, che sono parte profonda della mia vita, poi immancabilmente ogni due le rivedo e riparte tutto dal momento in cui avevo preso l'aereo per tornare in Italia.
Per cui è quello, la capacità di mantenere dei rapporti malgrado la distanza, la tecnologia aiuta ovviamente, ma quello che aiuta di più è se tu fai delle cose vere, se lasci un segno molto forte, poi tutto riparte da dove avevi lasciato. E se non ti vedi più... Beh, questa segniamocela, che secondo me può sempre servire, anzi la ripeti per favore, no, se fai delle cose vere, no, tutto riparte. Sì, tutto riparte da dove sei tornato quando li rivedi, e se non li rivedi, beh, pace. Sai che, insomma, erano cose integre, vere. Tu usi Facebook? No, mai. È interessante anche questo. E però vorrei entrare su Loris, scusa se interrompo, ma lui è timido. Ettore Mazzanti. Ma in realtà sei arrivato a un certo livello della posizione in casa MSF, perché in MSF c'è una meritocrazia. Sei capace di fare le cose, ti viene riconosciuto. Cosa che non è sempre facile in un contesto qua, perché ci sono altri bias, altre ambizioni, altre persone che valutano quello che sai fare. E l'altra cosa che mi piace però aggiungere su quello che stava dicendo Loris è che la fortuna di fare quello che facciamo è che incrociamo persone speciali, che altrimenti non incroceresti. Se oggi ho staccato da Bologna e sono a Roma, è chiaro che mi manca Bologna, mi manca tutte le altre cose, ma nella bilancia il positivo è che non avrei occasione di incontrare persone speciali, che sono speciali dal punto di vista che per me è speciale, che vuol dire quel filo rosso che ci lega, quella bella persona che sta dietro una professione che altrimenti non potrei conoscere. Quindi raccontacela meglio, Ettore Mazzanti è di Bologna, un nostro corregionale, raccontaci meglio il tuo arrivo in mezzo. La colpa è di Loris che mi ha reclutato. E se non mi reclutava io non avrei fatto questo percorso. No, tra l'altro in questo percorso devo dire che una volta reclutato, validato, perché ho fatto il corso in materie tropicali, quando mi chiama e mi dice c'è da andare in Angola, dico guarda, io non pongo problemi, è un programma di nutrizionale. Io ho detto vigliacco, vado là, mi guardano, mi dicono ti sei mangiato tutto, adesso vieni qui. Che non era carino, ed era... Perché per me ovviamente avevo nessun parametro, era la prima missione, quindi dicendo ma nutrizione vado io che ce ne ho in abbondanza, ma questi qui mi dicono di ni. Com'è andata? Benissimo, non mi hanno mangiato uno. No, e quando dico benissimo mi aggancio che è pericolosissimo quando va bene, perché è un boomerang. Quando va bene vuol dire che hai trovato un team efficiente, efficace, con cui hai speso gioia, dolore, hai pianto, maledetto sorriso, hai cantato, hai ballato, hai faticato, ma il risultato è venuto. E pensi che poi sia sempre così, quindi è un boomerang. Ed è una sorta di dipendenza, un po' di bramosia di averlo di nuovo. Non è sempre così, perché non tutte le missioni sono così brillanti ed eccetera, perché quella era un'emergenza, normalmente c'è qualcosa di più cadenzato. Ma è questa... Perché non fai mica tutto da solo, cioè sei in un gruppo di persone, ognuno con la sua caratteristica porta avanti, a volte sei tu che sostieni, a volte sono loro che sostengono te, ma è quello che qua fondamentalmente è difficile da trovare, tutto sommato. Mi ha colpito molto una cosa che mi hai detto prima, Ettore, quando mi raccontavi che tu prima hai fatto altro. Beh, l'altro sono 22 anni di Policlinico Sant'Orso a Malpighi, che forse voi conoscete perché non è molto distante, e dove però già avevo iniziato a fare questo percorso, perché chiedevo, cercando gli escamotaggi vari, di avere un periodo di potermi staccare, che non è semplice, perché comunque pur essendo qualcosa che vai a fare con non interesse monetario sicuramente, ti arricchisci per altri motivi, non è che sia così spianata la strada, ci sono sempre una serie, quindi fai dei compromessi interno all'azienda fino a che non ti dicono devi poi scegliere o stai di qua o stai di là, nel senso che... E mi hai detto, non è necessario poi andare in giro per il mondo, perché l'importante è fare le cose bene, qualunque cosa uno faccia. Oggi che sono a ricoprire un ruolo... immeritatamente, perché non essendo un medico ma essendo uno che ha un po' di esperienza, sono responsabile del reclutamento dei medici e del posizionamento dei medici, di cui anche Stella, che immeritatamente vi hai, ma insomma va bene. E
E lo ribadisco, che col certo principe non importa andare dall'altra parte del mare per dimostrare che si è bravi e si è capaci di fare le cose, perché il mare è già venuto di qua fondamentalmente, e se non sei capace di essere un professionista qua, difficilmente ti accetterò. Parliamo delle caratteristiche che ci vogliono per fare quello che fate voi, perché sapete, venendo qua parlavamo del fatto che volevamo smitizzare questa figura perché loro non sono eroi, poi li sentite parlare, hanno questa luce negli occhi, è un po' difficile smitizzare perché comunque si capisce che voi fate qualcosa di speciale. Anche se noi stasera qua volevamo dire che siete normali, che l'importante è fare le cose bene, essere dei professionisti, dei tecnici, però quella luce lì, Loris, quella luce lì io credo ce l'abbiano un sacco di gente. Ti faccio un esempio: anni fa lavoravamo a Lampedusa e faticavamo ad avere un medico, un'infermiera, avevamo budget ristretti, cose di questo tipo. È molto facile ovviamente spendere soldi, è giusto, anche in Congo, in Angola, in Repubblica, cioè nei posti dove sei. In Italia ovviamente è importante lavorare con i migranti, però ovviamente i budget non sono altissimi, no? E ricordo che avevamo bisogno di medici. A un certo punto mi è venuto in mente che io ho lavorato come Ettore per molti anni in ospedale, in un 118, e ho voluto coinvolgere un ospedale nostro facendoci prestare dei medici e degli infermieri che non erano mai partiti con Medici Senza Frontiere. E si sono trovati in questa situazione stranissima, no? In cui dovevano necessariamente occuparsi della salute di persone che arrivavano anche in condizioni piuttosto difficili, dure. E non ricordo una persona che non abbia brillato per capacità, impegno, questa luce negli occhi e tantissime altre cose. Quindi io credo che veramente delle volte è questione di opportunità. Molte persone mollano perché poi si sposano, molte persone partono, diventano medici o infermieri e ci sono questi 10 anni tra i 30 e i 40 che sono anni importantissimi, no? Cioè, gente che mette su famiglia, a quel punto lì non vuole più partire. Tu l'hai fatto durante, sì, e come, sì, hai fatto a gestire la famiglia? Beh, è stato complicato, non è una cosa semplice. Ad Haiti siamo partiti, mi ricordo, tutti e cinque, io ho 3 figli, e quindi per 2 anni in una condizione molto complicata, prima del terremoto, quando c'era il conflitto tra le Nazioni Unite, diciamo, e le gang che stanno nella parte bassa di Port-au-Prince. Sono stati 2 anni intensi, duri, li ricordiamo come forse uno tra i momenti in cui la mia famiglia è stata più felice. Per cui l'importante è riuscire poi a creare uno spazio adeguato. Noi, benché paghiamo pochissimo la gente che parte, effettivamente abbiamo un piano per le famiglie molto importante, perché crediamo che avere delle persone che non sono in fuga perenne, perché ci sono moltissime persone in fuga che partono per fare del bene, ma anche perché qui non stanno benissimo, crediamo che sia importante, insomma, rendere la vita facile e in qualche modo dare uno spazio per gli affetti, no? Perché altrimenti molto spesso sono affetti prendi e lascia, degli affetti che durano poco, delle storie d'amore che durano al corso di una missione e poi si perdono per sempre. Per cui, insomma, incentivare questo ancoraggio alla vita concreta di tutti i giorni è molto importante. Devo chiedere un'altra cosa a Ettore, poi tornare a Stella. Visto che tu sei il reclutatore, che caratteristiche devono avere le persone che vogliono lavorare per Medici Senza Frontiere? Intanto mi sono scordato di ringraziare l'organizzazione perché c'è un caldo africano qua dentro, e quindi questo è per entrare nel clima. Ti senti a casa? Forse saranno le luci, ma sto sudando come veramente in Sud Sudan, allora, le caratteristiche che devono avere le nostre persone, allora intanto non sono solo medici e infermieri, raccontiamolo, perché su 100 persone che partono 45 non hanno professionalità sanitaria ma hanno un'altra professione, sono architetti, costruttori, amministrativi, logisti, sono tutti quelli che fanno funzionare la macchina, perché se io sono sanitario e devo anche pagare gli stipendi o trovare la casa o aggiustare la macchina, non faccio quello che devo fare, ovviamente. Quindi c'è tutto un insieme di professionisti che lavorano per raggiungere l'obiettivo. Ci sono aneddoti anche su questo, ma va bene. E che cosa devono avere di caratteristico? Una professionalità, da chito. Devono sapere fare qualcosa. Esattamente. E magari bene. E siccome il buon cuore, il buon sentimento non sono sufficienti, questo è il primo requisito. Devi saper fare qualcosa e farlo bene.
una professione. Poi è chiaro che dietro alla professionalità c'è una persona. C'è una persona che ha le luci, le ombre, le pulsioni, i desideri, ma quello che noi richiediamo è che soprattutto sappia stare al mondo, come si suol dire. Perché, lo sottolineiamo sempre, non parti da solo, sarai a relazionare con altre persone, tenendo presente che se noi siamo in 5 ci saranno 50 nazionali che lavoreranno con te ed è con loro che riusciamo a raggiungere gli obiettivi, perché se no noi faremo ben poca cosa. Che devi essere capace di avere una visione ad ampio spettro, flessibilità. Se oggi c'è bisogno di dare una mano a spostare le casse dal magazzino, vai. Adesso la prima volta che io sono stato coordinatore di terreno, che è un ruolo di coordinamento, è arrivato il meccanico dell'officina e ha detto, si è rotto il camion. Io ho detto, tra me e me, chi se ne frega? Ah no, allora, non essendo meccanico, ha detto, come facciamo di solito? Perché ovviamente questo è... E quindi si risolve comunque. Il significato è, hai una professionalità, sei in una squadra, normalmente la squadra, il team lavora con te, quindi vai in osmosi, e questo devono essere i requisiti. Poi la disponibilità temporale, ovviamente, perché 2 settimane, ora, cioè un mese, ora che sei arrivato lì, che hai capito come funziona, già vuoi tornare a casa, non è molto conveniente. E le lingue, ovviamente, la conoscenza delle lingue, per la comunicazione è fondamentale, non tanto con i pazienti che avranno un dialetto che vorrà imparare, anche quello, per avere almeno una comunicazione più efficace, ma per comunicare e con gli internazionali, ma anche con lo staff nazionale, perché tu passerai competenze ricevendo comunque dall'altro lato un altro mare di conoscenze. Guardando i numeri, più di 27.000 operatori nel mondo. Di questi quanti italiani? Vuoi i nomi? Circa, a spanne, perché poi devo chiedere una cosa. L'anno scorso sono state 340 le partenze di operatori italiani, che vuol dire, questi 27.000 c'è tutto lo staff nazionale, perché gli internazionali sono intorno ai 3.000, quindi 10% di un totale che è fatto dallo staff internazionale. Italiani l'anno scorso partenza 340, che vuol dire che non è che siano solo 340 che sono partiti, perché c'è anche chi parte più volte in un anno, però insomma è un numero. E di queste, Stella, quante donne? Non ho idea dei numeri, so che comunque dall'esperienza occhio. Sul terreno a occhio direi che la maggioranza sono donne. A volte nei progetti dicono preferibilmente uomo, perché ci sono già troppe donne. Esatto. No, perché è vero che troppe donne tutte insieme, soprattutto diciamo in luoghi remoti dove cioè, non è un'ottima diciamo perché? Soluzione. Perché? Questione di genere, vuol dire che è di genere? No, volevo riallacciarmi a quello che diceva Ettore, giustamente per sottolineare una cosa. Innanzitutto, appunto, quello che finisce sulla foto della locandina o del dépliant, eccetera, è sempre, non so, la bella infermiera bionda che dà da mangiare al bambino malato, eccetera, eccetera. In realtà dietro a quella è l'ultimo passaggio di una catena lunghissima che... Ci sono anche le racche, insomma. Non solo. Il più delle volte l'infermiera che dà da mangiare, sì. Ce ne sono, no, dicevo il più delle volte. Io non creda di andare Medici Senza Frontiere per a trovare cuccare. L'infermiera bionda svedese, non necessariamente. No, torniamo a essere seri. Dunque, dicevo, è appunto l'ultimo anello di una catena in realtà lunghissima, estremamente complessa, che comporta l'intervento di un sacco di professionalità. I medici, diciamolo, in realtà sono una minoranza presso Medici Senza Frontiere, la maggior parte sono proprio professionalità, i cosiddetti logisti per esempio, che sono quelle figure un po' tuttofare, che sono appunto responsabili dello stock, appunto quindi dei magazzini dove conserviamo i farmaci, i vaccini, di mettere appunto in piedi i trasporti, per cui immaginate che insomma lavoriamo in contesti dove non c'è proprio l'autostrada per arrivare da un posto all'altro, per cui è assolutamente prioritario avere a disposizione sempre mezzi che siano in ottimo stato, che tutto venga diciamo coordinato in maniera perfetta appunto per poter portare avanti tutte le attività. E che, altra cosa, anche per quanto riguarda il lavoro del medico o comunque dei sanitari, in realtà sempre per destrutturare il mito, il salvare il bambino... È parte del lavoro, ma in realtà il lavoro è composto di tantissime altre mansioni, spesso noiosissime, spesso, come dire, non so,
raccogliere i dati dell'ospedale, tante malarie, tanti parti cesarei, eccetera, eccetera. Io ho passato serate della mia vita a fare l'inventario nella farmacia per essere sicura che il giorno dopo, non so, il team che partiva per fare la clinica mobile avesse farmaci a sufficienza per curare, insomma, tutti i casi. Quindi, oppure, non so, riunioni interminabili con i ministeri della sanità, che veramente in quei momenti ti dici: ma io sono partita per fare questo, no. Però se rifletti a mente fredda, sai perfettamente che quello è un passaggio fondamentale senza il quale tutto il resto non può essere fatto. Le negoziazioni, appunto, l'intrattenere buoni rapporti con il Ministero della Salute, che poi ti deve dare l'autorizzazione per poter fare la campagna di vaccinazione, o che nel momento in cui tu avrai bisogno di un'autorizzazione sarà disponibile, diciamo, a darti una mano. È tutto un lavoro di diplomazia umanitaria, tra virgolette, che poi contribuisce a far sì che tutto vada come deve andare. Se ad Haiti siamo stati così bravi da intervenire in maniera tempestiva è perché c'era una storia di una missione di anni che, appunto, aveva messo in piedi una rete di strutture, che aveva, come dire, costruito un rapporto di fiducia con la popolazione, per cui è ovvio che la popolazione nel momento del bisogno immediatamente ha pensato a Medici Senza Frontiere e si è rivolta a noi. Quindi, ecco, voglio dire, sì, la bella immagine, in realtà dietro c'è tutto un mondo di cose che vengono... Tu prima ci hai raccontato che hai avuto molto presto una vocazione per Medici Senza Frontiere. Cosa hai trovato? Quali delusioni hai avuto, se le hai avute, e quali difficoltà rispetto a quel sogno di ragazzina? Allora, la mia... C'è il tuo pool manager questa, fai attenzione. Rischio grosso. No, allora, la mia prima missione è stata a Kinshasa, quindi dove avevo vissuto da bambina, in un progetto HIV, dove mi sono nello specifico occupata di un centro di salute per le prostitute, quindi diciamo una, come dire, una cosa abbastanza specifica e, come immaginate, molto complessa. La mia prima missione è stata traumatica, i primi 3 mesi li ricordo come un inferno. Ricordo che telefonavo a casa disperata, piangendo, i miei che, insomma, cercavano di sollevarmi, di tirarmi su in qualche modo. E perché è stata traumatica? Perché fondamentalmente credo che non mi ero preparata abbastanza, nel senso che partivo con questo ideale di andare a salvare l'umanità e in realtà ho trovato, come dire, una missione immensa, indaffaratissima, quindi decine e decine di persone che lavoravano nel paese, nella coordinazione, appunto, centrale di Kinshasa, che erano indaffaratissime dietro a centinaia di problemi, per cui avevano pochissimo tempo, diciamo, da dedicarmi per un affiancamento e per, come dire, no, per avviarmi al lavoro che avrei dovuto fare. Mi sono trovata caricata di responsabilità che non mi aspettavo di avere. Invece, effettivamente, come dire, l'espatriato che parte, nella gran parte dei casi, assume ruoli di responsabilità da subito, quasi da subito, e quindi in questo senso è importante avere l'idea chiara di quel che si va a fare. Io probabilmente non ce l'avevo abbastanza, quindi sì, i primi 3 mesi difficilissimi, ho resistito, ho avuto la tentazione di tornare a casa più di una volta, ho fortunatamente resistito, e devo dire che alla fine ha avuto ragione Medici Senza Frontiere, perché alla fine credo di aver fatto un lavoro, insomma, discreto. E ho avuto ragione io a resistere, perché è stata una soddisfazione enorme. Abbiamo aperto questa clinica per, appunto, prostitute, per diciamo, trattare le malattie sessualmente trasmissibili e l'HIV. Era un po' una sfida, perché diciamo, era uno dei primi progetti che provava a mettere sotto trattamento antiretrovirale, quindi sotto terapia per l'HIV, una popolazione così difficile come quella delle prostitute, che ovviamente, insomma, difficilmente riescono a seguire un trattamento cronico in maniera, diciamo, corretta e così via. Quindi era veramente una sfida, e alla fine devo dire che, insomma, è stata una sfida bellissima. Loris, infatti, volevo chiedere qual è la percentuale di quelli che mollano, che non ce la fanno. Lei ce l'ha fatta, ce ne sono tanti che non ci riescono. Sì, ce ne sono molti, perché molti per delle ragioni molto private, no? Tornano a casa, si sposano, iniziano a lavorare. Seconda volta che lo dici, mi sa che questo, sì, del matrimonio, no, ma, è proprio... No, è importante, infatti noi facciamo di tutto per far mandare i rapporti. Tra di voi non vi sposate? Sì, alcuni sì. Sì, c'è un... Siamo una coppia di fatto, io e Loris. Io e lui da anni ormai non siamo sposati, però tra un po' di anni forse riusciremo.
puntiamo molto sul centro-sinistra per cambiare. E, no, in realtà molti mollano perché appunto si attendono altre cose, poi partono e la realtà è molto meno bella della fantasia che uno ha prima di partire, poi si scontra contro dei limiti. Spesso le persone partono anche per, lo dicevo prima, l'ho fatto per anni il reclutamento, e molte delle persone che partivano scappavano da qualcosa. E delle volte, insomma, se scappi, il posto più sbagliato al mondo è quello che incontri, tipo il Sud Sudan, situazione molto dura, difficile, non hai i mezzi a cui sei abituato, devi vivere in condizioni molto difficili per vari mesi, in tenda, bevendo delle cose che filtri, facendo una vita difficile e incontrando il dolore dell'altro. E molto spesso se non hai l'energia per affrontare la tua fuga e anche il problema dell'altro, probabilmente non ce la fai. Quindi molte persone poi alla fine mollano. E... il sentimento giusto con cui partire è un bisogno forse di aiutare gli altri? Credo sia la doppia cosa. Da un lato lo dice qualcuno, lo dicono anche gli studi adesso, che la serotonina ti aumenta se tu sei in qualche modo disponibile con gli altri. No? Credo che alla fine partiamo perché siamo un po' egoisti e perché siamo molto curiosi, come delle scimmie, e vuoi vedere che cosa c'è al di là del muro e quindi vai a vederlo, e poi vuoi sfidare te stesso anche su un piano, ok, la mia professionalità l'ho messa in campo in Italia, vedo che funziona, sono certo di potersela fare anche dall'altra parte. Ovviamente poi c'è la filantropia, la voglia di fare del bene, ci sono le motivazioni più strane. La cosa che accomuna tutti, anche quelli che partono solo per loro stessi, è che poi ti frega quello che trovi, cioè trovi delle cose talmente più grandi. Io mi ricordo, lui è partito in una prima missione in una crisi nutrizionale spaventosa, cioè l'Angola aveva praticamente l'UNITA, che era una delle due fazioni che combattevano questa guerra never ending, no? Più di 20 anni di guerra, a un certo punto molla, finalmente alcuni territori si aprono, entrano le organizzazioni umanitarie e si trovano davanti un disastro, no? Una mortalità altissima, superiore di 2 o 3 volte quello che ci aspettiamo nelle grosse carestie, e quindi della gente come Ettore e tantissimi altri che sono arrivati in quella crisi lì, si sono trovati dei problemi talmente grossi che anche se scappi da non so che cosa o se parti per motivazioni molto personali, poi trovi la fame dei bambini e quei corpicini che tenti da strappare a una sicurissima morte, per cui a quel punto lì niente più importante di quello. E quello credo sia la cosa che poi ti frega, cioè parti per te stesso, lo diceva un nostro video istituzionale, e trovi gli altri e sei fregato, voi per molti anni. Segniamoci anche questa, che bella, parti per te stesso e trovi gli altri. Questo era un nostro video istituzionale e credo sia verissimo, perché è quello che veramente non ti aspetti, cioè tu immagini che ci sia del dolore, ci siano delle persone che hanno bisogno, ma quando ti trovi delle crisi nutrizionali o un terremoto come quello di Haiti, anche per gente abbastanza abituata alle catastrofi come me, quando ci siamo trovati 2 anni fa, al primo giorno, al secondo giorno, sul terreno, con 230 fratture di femore, molte esposte, nel cortile di un ospedale che conoscevamo benissimo, dove lavoravamo qualche anno prima. È un disastro attorno, no? E molti infermieri locali che si danno da fare, ma lì non hai tempo per le pipe, lì devi lavorare, devi andare avanti e per giorni e giorni, no? E quindi dimentichi veramente tutto il resto, e questo credo sia molto molto importante, perché... Eri anche a Misurata durante l'assedio? No, io no. Chi era di voi? Ettore, raccontali cosa hai visto. No, è bello questa cosa, racconta cosa hai visto, perché poi tu torni a casa e la gente ti chiede: allora come è andata? Che cosa hai visto? E noi siamo curiosi. Ma siccome l'ultimo giro l'ho fatto a Mogadiscio, che è un altro di quei territori simpatici, allora cosa hai visto? Cosa hai fatto? Beh, c'era del morbillo, abbiamo fatto delle cure primarie, un po' di diarrea acquosa, tutto lì. Cioè che ti sminuisci, capisci? Sono queste le cose che trovi, non è che trovi la luna. In Misurata invece era assolutamente diverso, perché... molto simile all'Italia per tanti aspetti, dove freno si dice freno, frizione si dice frizione, volante si dice volante. Perché l'Italia è lì, insomma, praticamente, e dove sono molto bravi nel fare le cose, dove la maternità che avevamo spostato si chiamava clinica della fertilità, per dirvi il livello
di competenza, cioè per le coppie sterili. Guardiamo il problema di misurate dell'alivio tutt'oggi, che tutta la fase di mezzo e la base erano spariti, perché non essendo libici, cucù che resto nel conflitto, vado fuori. Chi faceva le pulizie, la sterilizzazione, i trasporti e tutto il resto. Quindi, rimaste le competenze, date con giusta priorità le tecniche salvavita, però con una distorsione professionale assolutamente alta, tant'è che uno degli primi approcci misurati è stato fare il mental health, cioè il supporto psicologico ai medici nazionali, perché tutti avevano avuto un parente o un familiare coinvolto. Alcuni medici, dopo 10 ore di sala o di reparto, prendevano, imbracciavano il mitro e andavano sulla riga del fronte, completamente suonati, ovviamente, per tante ragioni, suonati lo dico io, poi loro convinti, però non c'era più la possibilità di avere un qualcosa di ordinato, tant'è che l'esempio è stato, mi dicevo, non devo farlo, l'ho fatto, ho aperto il frigorifero dei farmaci dove c'erano panini, robe scadute, e ho detto, questa è la vostra testa oggi. Nel senso, ci sono i farmaci salvavita, però avete messo l'immondizia davanti, togliete l'immondizia, torniamo a fare le cose fatte bene. Non semplice, perché c'è l'orgoglio, no? Ovviamente delle persone. Che senso ha essere misurata, che è un contesto come il nostro? Intanto la popolazione ne aveva bisogno. Per dirvi, condividere con voi, i ribelli pensavano che fossimo a sostegno dei ribelli, ma perché dall'altra parte non ci siamo entrati. Bravo Ettore, parliamo un po' di questo, della filosofia di Medici Senza Frontiere. Per noi non c'è ribellione, non c'è conflitto, siamo dai FUR perché sono i più vulnerabili, però vogliamo andare anche dai Janjaweed. Eravamo dall'UNITA, ma eravamo anche nei campi governativi in Angola. Volevamo essere anche nella zona di Gheddafi, se ci avesse fatto entrare. Siccome l'eroe non parte, il guerrigliero convinto non parte, perché i rischi si accettano perché hai una sicurezza relativa, nel senso sei consapevole di quelle che possono essere esposizioni, le conosci, le hai calcolate e le eviti. Quindi se non hai il permesso di entrare in casa d'altri non ci entri. Questo è palese, ci sono paesi che non te lo dicono manifestamente, però ti fanno dei vincoli burocratici amministrativi, un 4 mesi, 6 mesi per avere un permesso per entrare. Quindi i ribelli pensavano che noi fossimo con loro, in realtà eravamo lì perché potevamo stare solo lì, perché dall'altra parte ci avrebbero sparato, quindi stiamo dove non ci sparano. E sei appena tornato da Mogadiscio, com'era? Bella città sull'oceano. Buchi dappertutto, no, Mogadiscio, a parte gli scherzi, ha ancora delle tracce coloniali molto belle, era una bella città. La cosa che impressiona è che questa carestia ha fatto scappare la gente in tempo anticipato sto giro verso zone in cui potevano trovare qualcosa, quindi tutta Mogadiscio è un campo fondamentalmente, ogni area è diventata un'area di sosta con 4 legni in cui fai una casa, ci metti un pezzo di stoffa, una plastica, 6 gruppi familiari, 10, 14, 25, l'ex cattedrale che è subentrata, non c'è il tetto, ha 240 famiglie all'interno, però non c'è acqua, non ci sono le latrine e tutte queste cose qua. E che cosa c'è? Il morbillo, la diarrea, che cosa fai? Provi a dare una risposta a quello, la malnutrizione, e quindi che cosa hai fatto? Morbillo, diarrea, malnutrizione. Della, tu sei stata in Repubblica Centrafricana, in Egitto, in Kenya e in Campania. Sì, no, giustamente sì, ne volevo parlare. Proprio per questo, come dire, questo senso di quello che dicevo prima, no? Questa esigenza di aprire la porta di casa e guardare cosa c'è fuori. E credo che una cosa molto comune anche in un ambito, diciamo, come il nostro umanitario, tra virgolette, sia quello di guardare troppo lontano, ossia di guardare da dove c'è bisogno sicuramente, ma senza però poi guardarsi intorno. E in Italia, io appunto ho voluto lavorare per un periodo anche in Campania, quindi nella nostra missione in Italia nel 2007 credo, proprio perché volevo, come italiana, come cittadina italiana, volevo sapere e vedere con i miei occhi quello che succede nel nostro paese. E in Campania, nel Casertano, ho trovato un pezzo d'Africa praticamente, zone come Castel Volturno per esempio, che sono
paesi dove sostanzialmente la metà della popolazione è composta da, da cittadini africani per lo più, e dove scopri delle realtà, io lo dico anche con un certo senso di vergogna, perché io l'ho scoperto all'età di 29-30 anni e l'avevo ignorato per 30 anni della mia vita, dove trovi delle realtà che sono veramente inimmaginabili. E non esito a dire che le situazioni, che forse gli episodi e le persone, i pazienti che forse ricordo di più e più nitidamente della mia carriera con Medici Senza Frontiere, sono proprio le persone che ho incontrato in Italia, storie che forse anche perché ho avuto, non so, più tempo e più, come dire, occasioni veramente di essere a disposizione perché loro tirassero fuori, avevano un bisogno estremo, non solo fisico, in fondo, ecco, i problemi fisici forse erano sostanzialmente banali, raffreddori, polmoniti, insomma, ecco, patologie estremamente banali, ma il bisogno era soprattutto quello psicologico, di aprirsi e di avere qualcuno che ascoltasse le loro storie. E ripeto, ho incontrato delle situazioni che non mi sarei mai aspettata potessero accadere in un paese che è il mio paese, che è appunto un paese che garantisce i diritti di tutti, che garantisce l'accesso alla sanità a tutti, che è appunto su cui, no, come dire, un paese in cui su certe cose pensiamo che non ci sia più da discutere. Ecco, sì, avrei tanti... Raccontaci, Loris, cos'è Missione Italia, perché è un tuo progetto, no? Beh, ci ho messo del mio, ma qui sopra sto palco ci sono, insomma, tre storie, direi, equivalenti di passione per questo progetto. È stata un'intuizione nel 99, quando appunto i primi sbarchi dei kosovari sono arrivati, quella di dover posizionarci in qualche modo e tentare di capire in Italia che cosa potevamo fare. E direi che l'idea che abbiamo avuto è stata un'idea, credo, rivoluzionaria, no? per un'organizzazione, che è stata quella non di fare un ambulatorio privato di Medici Senza Frontiere da qualche parte in una città, ma quella di sfidare il governo. C'era nel 2001 il secondo governo Berlusconi, quello che è durato un po' di più, e sicuramente un governo che non ha brillato, insomma, per impegno sull'accoglienza, sull'integrazione, e noi ci siamo trovati un po' a lavorare in un momento molto difficile, a fare una scommessa enorme, che era quella di sfidare le ASL, dicendo: noi entriamo nelle ASL, mettiamo un ambulatorio per immigrati non regolarmente presenti, perché la legge lo prevede, e voi vi impegnate nel giro di un anno a riprendere completamente sta cosa. Era una scommessa da folli che ha funzionato. In 35 centri siamo riusciti ad aprire questi centri per migranti in tutta Italia. Alcuni funzionano tuttora esattamente come li abbiamo lasciati, altri con alcuni servizi in meno. Però l'idea, insomma, di mettere dei mediatori culturali nella città a cercare le persone, a farle capire che c'è una legge che consente a queste persone di avere dei diritti e di esercitarle, anche se non sono cittadini regolarmente presenti, è stata una sfida molto importante. La seconda è stata quella sugli sbarchi, dare dignità agli sbarchi, non far trattare la gente come degli animali. Se in Italia abbiamo un servizio 118 sulle 20 regioni, deve funzionare anche ai momenti degli arrivi drammatici, quelli di Lampedusa, quelli di Pozzallo, quelli di Portopalo e tutti gli altri. E in parte ci siamo riusciti. E poi altre cose molto importanti, come quella che secondo me dovremmo continuare a fare, che è quella del servizio a delle persone che sono invisibili, sono i migranti che lavorano per l'agricoltura in Italia, che producono una grossa fetta del nostro prodotto interno lordo per quanto riguarda l'agricoltura, e che sono delle persone trattate come delle bestie tuttora. Invito a seguire quello che succederà quest'inverno a Rosarno, perché non c'è nessun segno che faccia presagire che andrà meglio delle scorse puntate, no? Visto i grossi arrivi di quest'anno a Lampedusa. E credo che questi impegni siano stati impegni molto importanti. L'ultimo che vorrei citare, è quello che mi sta più a cuore, è stato lo svelare, dire a tutti: guardate, il re è nudo, finalmente. Cioè la storia ignobile dei CPT in Italia, il fatto che
i CPT italiani non potevano essere visitati dai giornalisti, i parlamentari entravano con un tagocce, le prefetture non davano nessun tipo di possibilità. Come un cavallo di Troia, e non racconto i particolari, siamo entrati in tutti i 16 CPT nel 2003 in Italia, 2004, e siamo usciti con un rapporto di 230 pagine scritto veramente alla carbonara, alla sera, alla vai che viene. E è stato un rapporto molto duro che Pisanu non voleva far uscire, era ministro dell'interno a quel tempo, ed è stato un rapporto che ha cambiato determinate cose, ha fatto chiudere due centri e ha fatto partire nella sinistra finalmente un minimo di riflessione per quello che è stato il brevissimo governo che ha, del duetto Ferrero-Amato, che hanno tentato di cambiare in qualche modo la situazione. Ancora oggi, ogni giorno, nel CIE di Torino, nel CIE di Lampedusa, vi ricordate l'incendio scoppiato pochi giorni fa, succedono cose terribili, ci sono persone che per un delitto amministrativo, per un piccolo reato amministrativo, scontano una pena di 18 mesi. E io credo che sia molto importante che, se non lo fa Medici Senza Frontiere, lo faccia qualcun altro, ma che qualcuno faccia l'ombudsman di questi centri, che vada dentro e che verifichi come le persone vivono in questi posti. Questo è un altro... è un altro dei vostri ruoli importanti, quello di denuncia. Beh, questo è stato, io credo, un momento altissimo per noi, e la cosa bella era, sembrava un road movie, un'estate fatta da dei ragazzi, e molti facevano gli stage perché ovviamente non avevamo tanti soldi, quindi tutti con contratti dei cococò, tentavamo di fare quello che potevamo, ma circa una trentina di persone con delle macchine a girare tutti i posti in Italia e continuare a fare il nostro lavoro negli ambulatori, facendo le visite ai centri e tutte queste cose qui, e poi la stesura di rapporti che siamo riusciti a pubblicare e che purtroppo non hanno avuto seguito. Abbiamo chiesto più volte a delle organizzazioni di consorziarsi, no? O abbiamo chiesto addirittura all'autorità che ci fosse un nucleo di persone che verifichi, no, le condizioni all'interno dei centri. Finora nel centro-sinistra e nel centro-destra hanno dato delle risposte in questo senso. Quali sono in Italia le situazioni più accese, più drammatiche, che vi preoccupano di più? Beh, rispetto ai centri, sicuramente la situazione di Lampedusa ci preoccupava molto, ma soprattutto i centri che sono stati messi su alla rinfusa dopo gli arrivi della rivoluzione di primavera, in Tunisia, in Libia, in Egitto, cioè delle soluzioni veramente all'italiana, malfatte, nel sud dell'Italia, a Chinisia, dalle parti del Salento, ma soprattutto in Sicilia, e altre situazioni di gravissimo affollamento un po' in tutti i centri. Anche citerei Gradisca in Friuli, ma Torino per esempio è una situazione esplosiva, ogni giorno succede qualcosa all'interno del centro. E io credo che appunto il fatto che prima queste persone stessero dentro per 30 giorni prima di essere espulse, poi con la Bossi-Fini siamo arrivati ai 60 giorni, e adesso con questo governo, lo sfascio di questo governo ha lasciato che nessuno protestasse, nessuno se ne occupasse, nemmeno la sinistra, del fatto che per 18 mesi si sia prolungata 18 mesi la detenzione di queste persone, con centri che sono rimasti gli stessi. C'era la promessa di un paio di anni fa del ministro La Russa: apriremo caserme, faremo delle cose, non ci sono i soldi. Quindi in questo momento entrano delle persone, sempre di più, per ragioni ovvie. La situazione della Tunisia è tutt'altro che finita, in Libia è appena finita, o perlomeno è finita in certe zone della Libia, la guerra, le persone continuano ad arrivare, i migranti economici continueranno ad arrivare comunque, la situazione in Africa non è confortante, non è facile. Lui torna da Mogadiscio adesso insomma la sappiamo come va la storia in questi posti, quindi possiamo solo immaginare che gli arrivi continueranno ad arrivare. E la risposta, l'unica risposta, non è l'accoglienza, non è l'integrazione, ma è questa deterrenza fatta di centri che esplodono ovviamente perché non riescono a contenere queste persone.
Devo chiedere ancora due cose, temo ancora a te Loris, però intanto bevi, ma forse anche Stella e Ettore possono rispondere. Intanto vorrei capire meglio come funziona Medici Senza Frontiere internazionalmente, cioè voi a chi rispondete, se l'Italia ha una sua autonomia, se dovete confrontarvi con i colleghi francesi del resto del mondo, le direttive da chi arrivano, insomma come funziona? Beh, la faccio molto rapida, dunque ci sono 19 sezioni in tutto il mondo di Medici Senza Frontiere che hanno degli uffici in cui si fa raccolta fondi, reclutamento e ovviamente tutte le attività che rendano consapevoli le persone delle attività che facciamo, attività di campaigning e tutto il resto. Poi ci sono 5 sezioni che sono diciamo le 5 sezioni madre, che sono il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, la Spagna e la Francia, che sono le sezioni originarie, insomma le più importanti. La Francia è appunto la prima sezione di Medici Senza Frontiere. E poi che cosa fanno? Queste sezioni hanno dei progetti, sviluppano dei progetti in totale autonomia, quindi rispondono alla stessa sezione, nel mondo, in 35, 40 paesi, 50, dipende un po' dalle situazioni di crisi, e poi alcune delle sezioni rimanenti, cioè delle 19, dicevamo 5 sono le sezioni madre, alcune sezioni che sono particolarmente grosse e hanno molti volontari, tra cui l'Italia, e ce ne sono altre 4, hanno sviluppato dei progetti per conto loro e quindi sono affiliate a una delle sezioni madre, nel nostro caso il Belgio. E l'Italia ha una sezione operativa chiamata cellula, che è sinistro come termine, però tutta gente brava, e cellula che gestisce vari paesi, nel nostro caso abbiamo gestito negli anni la Colombia, l'Iraq, Haiti, il Brasile, l'Etiopia, il Niger, e quindi gestiscono direttamente, quindi in Italia ci sono dei capetti che vanno a visitare sul terreno, vanno a vedere come il progetto dovrebbe andare e aiutano a dare un'orientazione assieme al capo missione di quelle che sono le linee da seguire durante l'anno. E quali sono al momento le situazioni nel mondo più accese, dove c'è più bisogno, l'emergenza in questo momento quali sono? Volevo completare quello che hai detto Loris. Sì. Sono due le azioni di messa. Di default quando c'è una catastrofe, un conflitto si va, ma poi noi siamo un po' rognosi perché dove non vogliono andare gli altri ci vogliamo andare noi. Questa è un po' la prerogativa, forse un po' affascinante anche, ma c'è da dire che lo si fa non per dire guarda come siamo bravi, ma perché non ci va nessuno. E quando ad esempio una febbre emorragica compare, che è una roba abbastanza fastidiosa perché se è un'ebola il 90-91% dei pazienti muore, non sai come si trasmette, non hai un trattamento, però ci sono persone che in quel momento stanno soffrendo, nessuno se ne prende carico. Di solito l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci trema e dice ci andate voi, nel senso che perché c'è una logistica da panico, ed è quello uno degli esempi più importanti per quello che vuol dire sicurezza. Cioè la gente che va lì si barda come dei marziani, tutta mascherina, guantoni, perché ha una paura fottuta di contagiarsi ovviamente, però è lì. Perché quelle persone, anche in quel momento, puoi comunque dargli una dignità di exodus, nel senso che puoi accompagnarla facendo che non ci siano tutte quelle... E poi devi fare la quarantena, poi c'è lo smaltimento, quindi una logistica da panico. Quindi la prima è di default vai dove ci sono i conflitti, le catastrofi e queste cose. Le altre sono per scelta. E per scelta la scelta deve essere sostenibile, perché sennò fai un buco nell'acqua. E quindi anche i progetti HIV, Kinshasa e precedenti, non sono stati all'inizio della pandemia, perché sapevi già che quando avresti iniziato un progetto non potevi mai più lasciarlo, o almeno avresti aspettato anni. Quindi si è partiti molto cauti, si è andato avanti, si è cresciuto, e questa è la scelta che fai, tenendo presente, e questa è una frase di Loris, se vuoi metterla, mettiamo un cerotto su una piaga enorme, nel senso che non è MSF che fa i miracoli, però continua a dire si può fare. Non è impossibile, c'è una maniera per poter raggiungere anche i posti che sembrano più difficili, e lo diciamo a quelli che normalmente hanno sovrastrutturali scelto di essere le agenzie per questo e quest'altro. Quali sono le emergenze in questo momento più accese? Dunque, le emergenze più grosse, sicuramente la Somalia in questo momento rappresenta uno degli sforzi più importanti,
ma vorrei ricordare alcune delle emergenze che insomma si dimenticano troppo spesso. Lo Yemen in questo momento, il riaccendersi della crisi in Yemen, quindi la difficoltà poi di poter lavorare in contesti di questo tipo. C'è stata una crisi che è appena terminata, che è stata grossissima e nessuno se ne è reso conto, che è stata la Costa d'Avorio, dove il nostro impegno è stato enorme. Solo per citare diciamo, la nostra sezione a cui apparteniamo, abbiamo speso circa 6 milioni e 500 mila euro lavorando in 3 ospedali della capitale di Abidjan. Quindi in questo momento c'è lo strascico appunto della primavera araba, quindi quello che stava succedendo e sta succedendo ancora in Libia, e direi che la Somalia è sicuramente la situazione più grave, insomma, più difficile. Siamo ospiti del Festival Internazionale di Ferrara, il Festival del Giornalismo, quindi non posso non chiedervi, e risponda chi vuole, come secondo voi i media trattano le emergenze? È una domanda facile, nel senso che no, proprio oggi c'è stato l'incontro sulle crisi dimenticate, in cui rammento che una delle crisi dimenticate era anche la malnutrizione da sempre, oggi torna a essere rappresentata. La malnutrizione è stato il nostro primo step, perché il Biafra all'epoca era malnutrizione con tutto quello che ne voleva dire, poi c'è stato il Big Famine dell'Angola, poi il Darfur, poi siamo esperti di malnutrizione. Tra l'altro su questo vi invito, perché proprio dietro al castello, nel lato sinistro, c'è uno stand di 90 metri quadri in cui c'è un percorso che vi dice cosa vuol dire trattare la malnutrizione. Perché lui dice: cosa sei andato a fare? Ho fatto un programma di malnutrizione. Malnutrizione vuol dire che il bambino è immunocompromesso, un'infezione banale lo porta via, facciamo poi prima, questo è. Quindi devi dargli del cibo reale che abbia le proteine animali e le calorie e i micronutrienti per farlo essere sicuro, perché il sistema immunitario possa lavorare, e non ci si improvvisa, perché pane e acqua fanno poca robina. Quindi se siete curiosi in questo argomento, proprio adesso, in questi giorni, c'è allestito di fianco al castello un percorso che spiega cosa vuol dire prendersi in carico della malnutrizione, che è una cosa banale, però nella malnutrizione un bambino su 4 muore per morbillo, e qui il morbillo fa ridere. Come se ne occupano i media? I media non è neanche colpa loro, c'è qualcun altro, oggi non ci sono più i giornalisti, ci sono delle agenzie politiche, ci sono delle agenzie multinazionali, ci sono altri interessi che non sono più quelli dell'informazione reale, purtroppo, questo bisogna essere oggettivi. Quindi quando si parla di Afghanistan parliamo del soldato italiano morto, però della popolazione civile che è costretta a subire soprusi e angherie e che sono coinvolti loro malgrado in questa guerra, che comunque è chiamata a bassa intensità, perché non è quella guerra che fa i milioni di morti in una settimana, ma ne fa decine in un mese, 20 l'altro mese, come nella Repubblica, come nel Sub-Sahara. Quella a bassa intensità ti riduce il valore della parola, una guerra a bassa intensità, però in realtà ci sono persone che quotidianamente devono confrontarsi con questo, di questo non viene mai data notizia. Piuttosto è: abbiamo l'equipaggiamento sufficiente per le nostre truppe? E queste persone, che sono la maggior parte, le guerre non sono più quelle, nel senso non sono più gli eserciti, ci sono i droni che vanno e fanno chirurgicamente i loro danni, perché anche la chirurgia fa dei danni. Prossima domanda. Con la quale forse possiamo anche concludere, a meno che voi non pensate. Io volevo cantare una canzone. Ecco, dai, se non lo fai adesso. Volevo cogliere il momento, mamma. Vuoi dedicare a qualcuno? No, vi volevo chiedere cosa possiamo fare per voi. Secondo me, adesso io dico la mia, Allora, tu potresti, c'ho una macchina parcheggiata lì, sto scherzando, credo che se oggi siamo ancora indipendenti e siamo la più grossa agenzia umanitaria indipendente, è perché ci sono loro, perché ci siete voi, perché l'indipendenza sia dal punto di vista economico, bisogna riconoscerlo. Se noi fossimo costretti a chiedere soldi alle UN piuttosto che all'Unione Europea o allo Stato italiano, non avremo più libertà d'azione. La libertà d'azione ce l'hai perché hai i fondi che provengono da gente che ci crede, e questa è un'utopia, perché sappiamo che non saremo noi a cambiare
con una bacchetta magica la soluzione, ma saremo a pungolare continuamente, anche se l'utopia mi dicono ti fa fare due passi, intanto quei due li hai fatti, poi li si è spostata ancora, poi intanto ne hai fatti due. E quindi cosa possono fare loro? Stanno già facendo tanto, nel senso che cosa fanno le persone? Sostengono noi. In Italia l'83% dei fondi che noi raccogliamo arriva da persone normali, poi definiamo cosa vuol dire normale. Però è questo che ci sostiene, è l'indipendenza che ne deriva dal fatto che la gente ci creda, perché ci creda, spero che, perché probabilmente i risultati sono non tanto bla bla bla, ma andate a leggere. E vi dico ancora, giusto per dire, se siete curiosi, guardate i consuntivi delle agenzie, perché sono interessanti, cioè dove vanno i soldi, perché per legge devono essere pubblici, e lì trovate delle sorprese di solito. Per quello che riguarda noi è 80 deve andare sul terreno, 20 servono per mantenere tutta la struttura. Ed è fondamentale non cambiare questo binario, perché altrimenti andremo in direzioni pericolose. Quindi voi non vi siete aumentati gli stipendi? Io in realtà ho dei buoni pasto, che se qualcuno come benefit, perché ne ho bisogno come sempre. Vorrei aggiungere un'ultima cosa. Che forse va un po' oltre l'ambito prettamente sanitario e va sicuramente oltre Medici Senza Frontiere, si riallaccia un po' a quello che dicevo all'inizio. Credo che la cosa più importante da fare, ma se siete qui stasera probabilmente già dimostrate che lo state facendo, è quella di veramente di non chiudere gli occhi su quello che ci succede intorno, cioè è l'indifferenza che uccide fondamentalmente. E, non so, io quello che mi spinge è dirmi che è casa mia il pianeta dove la gente muore di fame in Somalia o dove crepa sotto le alluvioni in Pakistan, è gente che appartiene alla mia stessa famiglia, alla razza umana fondamentalmente, quindi ecco, semplicemente mantenere gli occhi aperti su queste cose, non chiudersi nell'indifferenza, leggere la realtà con un minimo di senso critico e non bersi passivamente tutto quello che ci viene sfornato da TV e ecco, semplicemente questo. Loris, volevo chiudere con te facendoti la stessa domanda, anche se loro hanno già risposto, però dici una cosa in più. Sì, no, la cosa che ci accomuna grosso modo tutti qui è che prima o poi nella nostra vita abbiamo letto l'Internazionale. L'Internazionale ha la caratteristica, come Courrier International, no? Di avere degli articoli scritti da persone che stanno sul posto e che conoscono bene un contesto, e molto spesso scopri una crisi molto prima degli altri, di quelli che non leggono appunto dei giornali che abbiano un ampio respiro, no? come l'Internazionale, e io credo che sia un grosso privilegio, no? Perché saper leggere un po' più lontano del tuo naso è importantissimo. Io volevo lasciarvi con una riflessione molto importante, credo, che è quella del ritardo e della crisi del Global Fund, che è quel grosso fondo internazionale che serve a finanziare, no, tutti i progetti per l'HIV, AIDS in vari paesi, e che è entrato in crisi, come tutto il resto del mondo, una grossa crisi economica, una crisi che ovviamente finanziaria, che avrà delle ripercussioni nei paesi che non riusciranno a finanziare, quindi delle persone che sono state in trattamento con gli antiretrovirali che di fatto non potranno più in alcune situazioni, in alcuni contesti, continuare la propria cura. E io credo che questa sia una cosa da seguire, vi invito a seguirla, vi invito a nel nostro piccolo, perché non tutti abbiamo la possibilità di sederci nelle piattaforme giuste, ma nel nostro piccolo di interessarci di queste cose e di capire come possiamo aiutare un processo così complesso e così difficile. Il primo passo, come diceva Stella, è quello dell'appropriazione, è quello della conoscenza, e vorrei che appunto noi tutti volessimo e continuassimo a buttare la palla al di là della siepe e a guardare che fine ha fatto. Io ringrazio Loris De Filippi, Ettore Mazzanti e Stella Egidi, però vorrei ringraziare anche molto voi di essere venuti in molti all'ora di cena, perché è bello che siate qua e aiutiamo Medici Senza Frontiere. Ciao, buonanotte. Grazie mille.